sei su Virgilian TV, la tua informazione sul web. Lido di Camaiore pare di camminare per le strade di una periferia di Rio. Invece siamo proprio a Lido, a pochi metri dalla via Italica, a due passi dall'ex carosello. Per terra troviamo di tutto, dai copertoni alle macchine a gas, dai televisori alle biciclette. Una situazione che già avevamo denunciato ma che negli ultimi mesi è peggiorata. Per questo siamo tornati a controllare la situazione in compagnia di Federico Bedonese, un consigliere di circoscrizione del PD. La situazione la potete vedere voi da queste immagini, fra pneumatici, fra gas, fra televisioni, fra valigie, fra piatti. Ancora più avanti ci sono altri rifiuti. Purtroppo la situazione che è da mesi, così tutti vedono ma tutti non dicono nulla. Bisognerebbe che l'amministrazione intervenisse concretamente, cercando di innanzitutto intimare al proprietario, se è un'area privata questa, di pulire, tenerci pulito, perché comunque andando in una stagione calda possono nascere degli incendi, delle cose che possono comunque creare ancora più problemi. E poi anche qui sta alla civiltà della gente, delle persone che continuano a scaricare, perché è da mesi che qui questa zona viene lasciata completamente a discarica naturale all'aperto, e l'amministrazione deve farsi carico col sindaco in prima persona, se il sindaco è veramente interessato di questo problema, perché ripeto, tutti lo sanno e tutti stanno zitti, e qui credo anche per le persone che stanno qui vicino, sono delle case qui accanto, e comunque siamo su una via trafficatissima che è la via Italica, che taglia tutto il comune. Credo che l'importante è che l'amministrazione veramente si faccia carico di questi problemi, perché un conto è la passeggiata, il viale a mare, dove lì è vero si vede il Lido di Camaiore che cos'è, però ci sono anche problemi dei cittadini veri del Lido nelle varie frazioni, e questo è un problema che secondo me deve essere assolutamente risolto dall'amministrazione. Ma i cittadini sono preoccupati non solo per quella discarica. Di notte, lì dintorno, continua a girare strana gente. Così raccontano, fuori dalla rete c'è una roulotte con chiari segni che persone lì ci sono state. Ma anche dentro, la notte, qualcuno si muove. Sì, qui c'è un altro problema ben grosso. C'è praticamente il villaggio degli Zingari che si è accampato lì. Sembra una roulotte e basta, però la sera ci sono anche 7, 8, anche 10. Ho visto zingari che si riuniscono, dormono lì. E insomma fanno le sue cose, poi riunioni varie, dormono, insomma, noi cittadini abito qui davanti siamo un po' spaventati. Poi lì al vecchio carosello c'è un altro quartiere, io lo chiamo quartiere marocchino, nel senso che sì, gente, abitanti del Marocco che vengono lì, noia non ne danno, però ci dormono così, delle volte si sente delle urlerie fra di loro, non so che succede. Per noi è un grosso problema, la discarica è il problema più grosso, però anche questo da non sottovalutare, non è stato fatto niente, anche per la roulotte stessa, vicino qui al fiume, la bonifica, non so, dovrebbe intervenire probabilmente, so che c'è un confine che va rispettato, invece qui nessuno si vede, ogni tanto vengono a fare un controllo, prendono documenti e poi niente, sono tranquilli, sì, loro sono tranquilli, ma noi siamo tranquilli. Virgilian TV, centinaia di video ti aspettano!